visione di questa terra santa. Ok, noi ovviamente non diciamo nulla, non facciamo auguri, scongiuri, quant'altro, non conviene farli. Auro Sidi al suo fianco, Giuseppe Maccioni, 21esima gara in carriera, la maggior parte corse proprio con Auro Sidi, con cui ha collezionato la vittoria alla Serara dello scorso anno 2022. Auro Sidi e Giuseppe Maccioni. Thank you.
è sempre della categoria RC2N, R5, Rally2. Complimenti davvero, perché ha fatto una gran gara anche oggi durante il live in diretta con Marco Giordo, commentavamo la loro performance, e quindi davvero un gran bel risultato contro dei piloti molto forti che abitualmente gareggiano a livello. Vieni Euro, vieni qua davanti alla vettura, ce l'abbiamo fatta. Porto Cervo Racing è stato un podio lungo, ma del resto ne abbiamo fatti tre, attenzione, mica uno solo. Arriva anche il microfono. Arriva il microfono per sentire le impressioni di Euro City al termine di questa. Lui è uno che fa fatti, non parole. Dico, va bene, ok. Dai, sentiamo com'è andato questo undicesimo Rally Terra Sarda. Quinta posizione. Aspetta, perché non so se è acceso. Poi deve. No, se l'ha spento, infatti non ti sentivamo. Ho detto, vai, un video, okay, abbastanza duro, ma delle prove molto insidiose, belle, proprio da veri rallisti. Da... Ti chiamano ovviamente i fotografi davanti a noi per le foto, i video e quant'altro. Una quinta posizione quindi sicuramente importante. Per chiudere, sarai tra i finalisti della CRZ9, giusto? Con questa posizione. Guarda, non ho fatto conto, non sono. Non hai fatto conto, non hai fatto conto. No, perché se no faccio danni. Però mi sembra di aver capito che sia così, quindi comunque vedremo. Mentre per lui c'è il premio del quinto assoluto, ma ci dovrebbe essere anche quello di prima posizione nella Uber 55. Se ce l'abbiamo. Eccolo, ve lo ricordo, a parte i più addetti ai lavori che lo sanno, questo weekend era importante per la Coppa Italia. Il nostro paese è diviso in 9 zone dove si combatte nel corso della stagione, no? E nella zona 9 ovviamente lui era fra quelli che puntavano a raccogliere i punti necessari, i risultati necessari per andare alla gran finale che si terrà anche quest'anno in Lazio, e quindi conti alla mano dovrebbe essere fra quelli che se la giocheranno là, e questo è un altro motivo e un altro stimolo importante per un pilota che va a misurarsi con gli altri che hanno lottato in giro per l'Italia nel corso dell'intera stagione. Il trofeo Over 55 vinto da Euro City, che ci fa un po' di coraggio, no? Ci dà una speranza. E buon Macioni al suo fianco. Attenzione alla coppa davanti al viso. What's American? Attenzione alla coppa davanti al viso. Ah, ok, niente coppe davanti al viso, se no ovviamente, cioè i fotografi ormai, ragazzi, that's incredible. Silenzio. No, no, già siete brutti così. Grazie. Con chi ce l'hai? Con tu. Con tutti, grazie, un amico. Ma è bello, va bene, ancora grande applauso a Siti e Baccioni. Complimenti, grandissimi. Allora adesso sale... Io direi di fermarlo per dargli quello che comunque gli spetta come sesto assoluto, che credo non gli sia stato dato prima, ok? E allora teniamo che Auro se ne vada, intanto facciamo arrivare, prego. Torta che sono.